Alla fine di questo video avrete capito cosa significa greenwashing, vedrete degli esempi, capirete come fare a smascherare questo problema e se arriverete alla fine vi assicuro che cambierete assolutamente il modo di fare e vedere marketing e non indosserete più la maschera del greenwashing. Esatto, Wendy. Tutti noi portiamo una maschera, metaforicamente parlando. Fumeggiante! Prima di iniziare, sigla. Da tempo si parla di sostenibilità, vi assicuro che non è un trend assolutamente, ma una vera e propria attitudine destinata a radicarsi sempre di più nella vita quotidiana. Partiamo dall'inizio, greenwashing che cosa vuol dire? È composto da due parole, green come ben saprete traduzione verde, colore che per la psicologia del colore ti riporta comunque a un concetto di natura, e whitewashing, tradotto dare la calce, quindi in qualche modo nascondere, lavare, coprire. Parola coniata ufficialmente nel 1986 dall'americano Jay Westerwelt. Facciamo un salto però nel 1983, quando il giovane Jay, all'epoca ancora uno studente e non ancora giornalista ed attivista, si recò a Samoa per un viaggio di ricerca universitaria e per fare surf alle Fiji. Alloggiava in una pensioncina che si trovava proprio vicino a uno dei grandissimi resort più importanti di quella zona. Un giorno, avendo necessità di un asciugamano pulito, decise di intrufolarsi all'interno di questo resort dove c'era la piscina per rubare degli asciugamani puliti. Fu a questo punto però che Jay venne catturato da una cosa, venne catturato da un flyer. Questo biglietto cosa diceva? Esortava i clienti a riprendere il proprio asciugamano una volta terminata la giornata con lo scopo di sensibilizzarli rispetto a quello che poteva essere un eventuale impatto ambientale dovuto alla dispersione ed inoltre sensibilizzava al tema dello spreco e il consumo dell'acqua. Jay però rimase attratto dal l'ultima parte che diceva aiutaci a preservare il nostro ambiente. Quella frase gli risultò ipocrita dal momento in cui questo grandissimo resort aveva dei cantieri aperti proprio perché doveva espandersi ulteriormente e quindi rubare metri preziosi alla natura incontaminata. Chissà però se anche lui si è sentito un po' incoerente dal momento in cui si era intrufolato per rubare un qualcosa. 3 anni dopo, scrivendo una tesi sul multiculturalismo, gli venne in mente questo biglietto che aveva letto in vacanza. Così il suo amico, che all'epoca lavorava per un giornale di New York, gli propose di scrivere proprio un articolo su questo tema. Quel giornale, avendo moltissimi lettori, portò ad una vera e propria viralità del termine. Quindi cosa indica questa parola? Sicuramente una forma di pubblicità e di marketing ingannevole. E le aziende o delle imprese lo utilizzano per elevare la propria immagine, sfruttando e proclamando degli atteggiamenti sostenibili, con un unico scopo, quello di aumentare i profitti e di cambiare l'immagine percepita nei confronti dei clienti. Pensate che la Commissione Europea, proprio su questo tema, ha effettuato un'indagine su 28 Stati membri, coinvolgendo un campione di 25.500 persone. Ed ha permesso appunto di scoprire che le tematiche ambientali hanno un impatto enorme sul consumatore, tant'è che il 77% di queste persone sarebbe disposto a comprare prodotti ecocompatibili. Tuttavia, la mancanza di vere informazioni non fa che aumentare lo scetticismo nei confronti di queste tematiche. Ed è proprio per queste ragioni che è necessario tutelare tutti i consumatori. Attraverso cosa? Delle norme, delle leggi che impediscano una comunicazione basata sul greenwashing da parte delle imprese. In Italia solo nel 2014 si è iniziato ad ottenere un primo e proprio riferimento legislativo, mentre in passato questo tema era affidato banalmente all'antitrust. Ogni anno infatti la Commissione Europea e le autorità nazionali di tutela dei consumatori pubblicano i risultati di un'indagine effettuata l'anno precedente. Immaginate un po' cosa è emerso, che il 44% delle imprese, quindi 4 aziende su 10, in realtà basavano la propria campagna marketing sul greenwashing. Questo approccio mi sento di clusterizzarlo in 2 tipologie differenti di persone e di attitudini.
Quindi uno che ha piena consapevolezza della propria impresa, di dati, di quello che comunica e decide spontaneamente di dichiarare il falso. E questo è sicuramente un atteggiamento gravissimo. La seconda, ma ancora più pericolosa, è determinata da chi non ha minimamente la padronanza del tema. Questi infatti sono i soggetti che compiono delle campagne marketing ancora più aggressive che provocano un sacco di danni in più. Perché? Perché queste campagne sono mutabili a seconda delle variazioni dei trend del loro target. Non crediate si parli di aziende piccole, perché molte di quelle che vedete in televisione spesso adottano lo stesso, e l'ho visto personalmente. Infatti ho sentito spesso paragonare due materiali molto noti ultimamente, dichiarandone uno come il diavolo e l'altro l'acqua santa, risolutore di tutti i problemi, quando in realtà ha senso, perfettamente senso, scegliere il materiale a seconda del tipo di funzione alla quale dobbiamo andare ad adempiere. Quindi designer, aprite bene le orecchie, perché questo è importantissimo, però non deve essere snaturato il concetto di fondo del materiale considerato buono, perché se per poterlo utilizzare deve subire una serie di lavorazioni che lo rendono ancora più impattante, allora di green rimane solamente l'estetica e il touch, e questo sicuramente non è l'approccio corretto per sviluppare. L'obiettivo di brand dovrebbe essere quello di educare il pubblico, di spiegare proprio perché si utilizza un determinato tipo di materiale, con certificazioni, LCA e dati alla mano che siano veramente dimostrabili. Al contrario, con l'altra metodologia, ahimè più diffusa, andiamo ad aumentare solamente quello che è a livello di confusione nel pubblico. Così facendo si rovinano dei settori, si fa passare un messaggio che non corrisponde alla realtà e inoltre si confonde ancora di più il nostro pubblico, che convinto di fare un'azione buona, magari pagando anche di più, non si rende conto che spesso va ad accelerare quello che sono le emissioni di CO2 o l'inquinamento in diversi generi, in diverse forme. Il consumatore in tutto questo mi viene da dire che non ha assolutamente delle colpe. Generalmente chi adotta questo tipo di politica butta anche tantissimi soldi, perché invece di investire in formazione, innovazioni, si dovrà continuamente rincorrere una tipologia di marketing che sarà destinato a variare con il passare dei mesi e degli anni, fino al momento in cui, fidatevi, si troveranno a doversi rimangiare tantissime parole, perché molti altri avranno basato un marketing basato su dei dati ed una vera conoscenza della sostenibilità, e a questo punto vorrei vedere come fanno a riprendere la fiducia dei propri clienti, perché il boomerang prima o poi tornerà indietro, la botta sarà veramente forte. Come accorgersi dei cialtroni, dei brand che ci raccontano tante cose finte? Adesso vi cito qualche esempio, di modo che quando ne troverete qualcuno di simile in televisione o più semplicemente nei negozi, possiate in qualche modo accendere la lampadina e ragionarci. Ovvio, mi rendo conto che non è facile capirlo, soprattutto se non si è dei designer, o meglio, tanti designer non considerano questo aspetto purtroppo, ma è importante masticare un po' di sostenibilità e sicuramente di ecodesign. Vi faccio il caso di un brand che molto tempo fa, con la scusa di voler proporre delle magliette composte da cotone considerato biologico, esortava i propri clienti a riportare nello store gli indumenti comprati da loro in precedenza, li avrebbero ritirati, applicato un bonus sconto e venduto queste nuove magliette in cotone biologico. In realtà la percentuale era poco più del 17%, il che ci può anche stare, ma il fatto che si tratti di greenwashing sta proprio nel fatto che questo brand abbia creato delle collezioni enormi, quindi con magliette che andassero fuori moda prestissimo, con la finalità di venderne di più. Quindi questo non è un vero approccio basato sulla sostenibilità. Altra cosa, fregatevene quando trovate il termine "questo prodotto è biodegradabile". Va bene, vedete, anche questo microfono è biodegradabile, probabilmente tra 7 miliardi di anni è biodegradabile. Tu sei biodegradabile, io sono biodegradabile. Non vuol dire niente, capite? Quindi se non viene supportato da un'informazione che dica entro quanto tempo, in quali condizioni atmosferiche, eventuali temperature, che tipi di processi, allora capite che si inizierebbe a ragionare un pochino di più. Oppure come quando prima vi dicevo, quando vedete troppe lotte tra diversi brand, magari chi fa plastica, chi fa carta, chi fa un altro materiale ancora, ed è una continua lotta, il mio più bello, il tuo no, il tuo inquina, il mio no. Ragazzi, pensate una cosa, tutti i materiali hanno senso di esistere e ognuno un'applicazione perfetta a seconda dei diversi tipi di scopo. Quello che è importante però non è dividere le masse e creare una guerra, ma
semplicemente utilizzarli con testa. Partiamo da un presupposto che il problema ad oggi è di tipo infrastrutturale, sicuramente, ma anche di tipo comportamentale. E lo potete vedere in giro quotidianamente. Facendo così, il tema non si risolverà mai, anzi, cambierà semplicemente un rifiuto che anziché essere di un certo tipo di materiale, un certo tipo di polimero, diventerà un altro, ma il problema non cambierà mai in questo modo. Altro caso, quindi, la mancanza di prove. Io dico questo prodotto è eco-friendly, punto stop. Perché è dimostrato quali dati, vediamo sul retro, vediamo sull'etichetta, sul sito effettivamente, se riusciamo a capire qualcosa in più. Oppure di informazioni irrilevanti, quindi spesso materiali, degli additivi che vengono banditi per legge e sul packaging esterno troviamo scritto non contiene materiale X. È ovvio, ma questo cosa succede? Crea confusione perché implica il fatto che allora tutti gli altri lo abbiano. Ovviamente il cliente non può sapere tutte queste sottigliezze, però capite che si crea comunque una confusione, tipo far passare un prodotto migliore, più sostenibile, più green, quando di per sé tutti dovrebbero avere quella caratteristica. Quindi mi raccomando, attenzione. Un'altra cosa mi permetto di dirvi, il tema del greenwashing è veramente molto vasto, molto complesso. Spero che con questo video abbiate in qualche modo fatto luce su un tema che spesso non viene discusso e non viene insegnato nelle scuole. Quindi attenzione, voi che siete designer, voi persone di marketing, quando dovete approcciarvi alla comunicazione di alcuni prodotti, perché l'etica aiuta sempre e fidatevi che il cliente apprezzerà il vostro approccio cristallino. Vi lascio qua sotto in info box una serie di link che potrete consultare per capirne di più, vedere cosa sono gli EPD, vedere in maniera più precisa il tema del greenwashing. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate rispetto a quello che sta succedendo purtroppo in questo momento. Ciao!